Riccardo Trillini, una partita dai due volti, primi 20 minuti con il Campus avanti anche di 6, poi quel break di 12-0 che poi è diventato di 17-1 che vi ha completamente tagliato le gambe. Un break così non si può subire neanche se dai dei ragazzi di 12 anni, perché bisogna avere anche il carattere per giocare a pallamano, non essere solo bravi. Questa è la più brutta partita che abbiamo fatto. Sono molto arrabbiato perché nessuno può permettersi di aver paura di sbagliare e di gestire le palle con tanta sufficienza, perché abbiamo una rosa ampia, tutti possono giocare, per cui nessuno è indispensabile. Non può essere che a un certo momento ti viene la paura di sbagliare. Nessuno ci dice niente se non vinciamo una partita o un campionato, figuriamoci. Questo mi preoccupa perché ci sono due giocatori fondamentali dal punto di vista caratteriali, come li sostituisco si gioca per scherzo. E oggi questa non è bella per niente, questa sconfitta, perché non serve a niente, anzi. Un buon approccio alla partita, quei primi 20 minuti, poi si è spenta praticamente la luce, insomma questa è una situazione che analizzerete sicuramente nel dettaglio nel corso anche dei prossimi giorni, credo. Ho detto ai ragazzi che gli conviene questa volta farlo loro l'analisi video, perché voglio che ogni secondo della partita voglio che siano consapevoli di quello che è successo, altrimenti non crescono con due o tre riunioni dove l'allenatore dice cosa è che non è. Devono viverla questa se vogliono crescere. Non è stata una partita dai due volti, perché oggi secondo me noi eravamo più forti. Quando corravamo non poteva il Romagna starci dietro, era da chiudere la partita, per questo il rammarico è ancora più forte. Noi arriviamo qua sapendo che Campu ha giocato molta partita buona contro oltre squadra e sappiamo che questa partita c'era molto difficile e adesso per noi questa vittoria è molto importante. Primi 20 minuti in cui avete avuto grosse difficoltà contro il Campus, sì. Poi come è riuscito a rimettere su questa sfida? Noi abbiamo lavorato varie situazioni di gioco per contrarrestare un po' la difesa di loro. E la prima azione che noi abbiamo provato a giocare uno contro uno contro il suo centrale difensivo, dopo abbiamo cercato un'altra opzione di giocare con doppio pivot come abbiamo giocato e loro fanno fatica un po' e abbiamo recupero dei gol in punteggio e per noi fino alla fine abbiamo conseguito andare a spogliatore uno avanti e nel punteggio. Come intende gestire questo periodo che vi separa diciamo dai playoff, dalle gare che conteranno, insomma ultime tre giornate di campionato? Noi continuiamo lavorando come all'inizio per provare a vincere tutto e continuare migliorando un po' e dopo non vogliamo pensare in un posto specifico della classifica dove dobbiamo stare, è buono e giochiamo e continuiamo. E adesso mancano tre partite molto difficili, Lanzara, Palermo e Aena e vediamo come va tutto. Rotaro, arrivano due punti importanti per la classifica del Romagna perché al di là di una acquisizione dei playoff che già è acclarata e certa, però c'è da conquistare la migliore posizione nella griglia di partenza. Sì, sicuramente arrivare tra le prime quattro è il nostro obiettivo, così abbiamo eventuale gara 3 in casa, quello ci dà un ottimo vantaggio, quindi aspettiamo i risultati di stasera delle altre squadre e vediamo come vanno le prossime partite, ma oggi sono due punti fondamentali. Una gara da due volte, cosa vi era successo in quei primi 20 minuti di gioco? Secondo me abbiamo sottovalutato la partita. Io in spogliatoio con i ragazzi ho provato a fare in modo che non succeda. Però siamo partiti scarichi, un po' deboli sull'uno contro uno, in difesa, un poco concentrati. Dopo l'orgoglio ha preso il sopravvento e si è riusciti a rimetterla in piedi. 12-0 e poi 17-1 totale di parziale, non è cosa da tutti i giorni comunque, insomma. No, infatti, ma io sono convinto che la nostra squadra abbia grandissime potenzialità. E quello che ci frena poi alla fine siamo sempre noi, la testa che mettiamo in campo durante la partita. Oggi si è visto, abbiamo fatto 15 minuti, una squadra, 45 un'altra.
Sì, i primi 20 minuti abbiamo giocato molto bene, abbiamo corso bene, abbiamo giocato molto velocità, infatti si è visto il punteggio che eravamo 6 sopra e poi essendo tutti ragazzi giovani abbiamo fatto andare mentalmente la partita dove loro sono più grandi, esperti, dove hanno recuperato il primo tempo a finire 13-12. Là siamo entrati al secondo tempo con la mentalità di recuperare, però questa mentalità fa sbagliare di più perché hai paura di sbagliare tiri. E questa cosa ci ha affetto tantissimo, che sbagliamo di più, faccia sbagliare di più. Sicuramente una situazione che analizzerete nel dettaglio nei prossimi giorni, insomma, anche in seduta, anche con il tecnico, che è parso molto deluso, diciamo, da questo risultato. Sì, è molto deluso perché eravamo 6 sopra e poi andare in meno 10, meno 11 comunque non è molto, cioè succede pochissime volte, quindi già lui ha detto di vedere le partite, analizzare tutti gli errori che chiederà sicuramente lunedì a riunione. Insomma, poi da lunedì ricomincia tutto da capo, prepariamo benissimo per la prossima partita.